ragazze, ciao ragazzi, eccoci qua, nuovo video delle vostre sorelle modelle. Siamo qua con un video tag inventato da noi, un po' è una richiesta di alcune ragazze, alcune di voi che ci seguono, ci hanno chiesto su Instagram, a volte pure Nancy sul suo profilo scrive: ragazze, cosa vi piacerebbe vedere? Alcune ragazze hanno detto diteci un po' di voi. Mia sorella mi conosce come crede, dove Nancy Amara vi svelerà tutti i miei segreti, perché com'è? Conosco tutto, cioè praticamente tu mi fai domande su di te e io risponderò bene, devo rispondere bene, altrimenti dovrò pagare una penitenza. No, cioè io veramente non sto veramente io sto seduta qua e ciao sto io, non so che dobbiamo fare. Ma nemmeno io, cioè, ti giuro, devo indovinare. È una cosa molto pericolosa, sì, perché tu poi devi dire delle cose mie, cose che nessuno sa. Ma devi svelare delle cose mie segrete, ho capito, va bene, comunque però poi lo rifacciamo e diremo io in un altro video. Se volete faremo se anche se volete l'opposto. Fateci sapere, così io vi svelerò tutti i segreti di Nancy Amara. Sì, sì, la poi mi diverto io, perché penso che ho l'impressione che oggi non mi divertirò molto. Comunque, domande che non sappiamo, quindi le sto leggendo, cioè le leggiamo adesso assieme a voi, quindi proprio tutto improvvisato. Siamo, non ci sia nulla di così, insomma, più bello magari. Vabbè, così è più bello per te, per me no, vabbè. La prima: qual è il mio soprannome? Vediamo. Pippi Calzelunghe. È vero. Scherzo. Perché? Scherzo. Ah, quando mi faccio le treccine. Sì, Carli è il tuo soprannome. Carli, beh, tutti mi chiamano così ormai. Anche familiare, no? Anche familiare, è vero. Qual è il mio colore preferito? Ah, questo è difficile. Questo è difficile. Non mai, ragazzi. Guarda. Devo pensare. Datemi una mano. Ma guarda, no, no, ce la fai. Una domanda troppo complicata. Troppo, aspetta. Ti do qualche aiutino. Cosa sarà? Mi sembra tutti lo stesso colore. Qualsiasi cosa prendo è di questo colore. Anche un assetto. È fucsia. Bravo. Come hai fatto? Ma dai, si vede proprio che mi conosci, sei tutto di me, che l'avrebbe mai detto. Il gioco si fa serio, ragazze. Aspetta, la. Segreti che si svelano. Qual è la parte del mio corpo che non sopporto? Una sola cosa, perché sì, ce perché ne tu sono sei almeno molto 10. Cioè sono, faresti prima dire cosa sopporto il mio corpo, perché veramente sono tantissime cose. Però non sfruttate gli haters, magari sfrutteranno questa cosa. Sì, per andare contro di me, va bene. Comunque, forse diciamo il naso, penso. Sì, il naso, però non è l'unica cosa. Perché tu sei molto perfezionista, però poi alla fine sulle cose fisiche non è che te ne interessa tanto. No, infatti. I piedi, Madonna, l'ossessione dei piedi, tu guarda. Veramente, io se potessi cambiare dei piedi normalissimi, no. Ma lei è sempre fissata che voleva i piedi miei. Sì, è vero, non so perché. Perché li odio proprio. Invece lei ha bei piedi, miei sono brutti. Va. Poi, quali sono tutti gli sport che ho praticato? Allora, questa è bella, che io ne ho praticati veramente tanti. Nuoto? Sì. Ginnastica artistica? Sì. L'abbiamo fatto assieme, ginnastica artistica. È vero. Patetiche. Va bene, poi avevamo due palline che rotolavano. Ginnastica artistica anche, ginnastica ritmica. Poi, vabbè, pallavolo, a scuola. Sì, anche pallavolo. Palestra. Bodybuilding, Zumba, poi fitbox, vabbè, sì, un sacco di corsi, in palestra. Anche la corsa, anche la corsa, che sì. A me piace molto, ho praticato vabbè, molto. Di più comunque praticato durante l'infanzia il nuoto. Moltissimo il nuoto, sì. Chi è la mia migliore amica? Ah, madonna, difficile. Molly! Sì, è vero, il mio cagnolino. Vabbè, non so io la tua migliore amica. La mia migliore amica, sì, siamo sorelle amiche. Sono sorelle migliori amiche, è vero. Che comunque l'ho sempre detto, infatti pure tutte le mie amiche, insomma, mi hanno sempre invidiato sta cosa, che noi avevamo sempre un rapporto veramente particolare, che diciamo noi ci leggiamo nel pensiero spesso. Sì, è vero. La pensiamo uguale. Siamo molto complici, oltre perché ovviamente tutte le sorelle si vogliono bene, non siamo qua, cioè è ovvio volersi bene. Però noi abbiamo sta cosa che, essendo molto coetanee, comunque siamo molto complici, sì, quindi abbiamo condiviso un po' tutto. Sì, tutto, qualsiasi evento, anche le uscite tra le fidanzate, vabbè, pure quello potremmo condividere, insomma ci manca solo quello. Però poi questa è bella: preferisci il dolce o salato? Salato sicuro. Sì. Pizza. È vero, è vero.
vero, è vero. Vabbè, sia il dolce che salato però, sì, diciamo a che te non... piace sia il dolce che salato. A me piace proprio mangiare un po' più salato. Un po' più salato, cioè me, io se ho fame proprio nel salato, cioè mi devo saziare. Pizza. Ah, bello, il bel carboidrato, bello buono. Poi dopo che mi sono un po' saziata, mi mangio il dolcino, quindi sempre il dopo. Sì, perché noi poi abbiamo anche gusti simili in fatto di cibo. È vero, insomma, ci troviamo in tutto. Io penso che lo vincerò questo tag. Ma ti dico io che succede? Che abbuschi. Che cucina è, raga? Poi questa è bella. Quando esco fuori, qual è il mio ristorante preferito? Sushi! Yeah! Sushi! Yeah! Sushi! Yeah! Era la mia ossessione. Però vabbè, anche la pizzeria, anche la pizzeria piace, napoletana, anche sarà quella là, diciamo che sono le mie due cose preferite. Ultimamente, nell'ultimo periodo preferiamo di più il sushi. Sì, no? Abbiamo un'ossessione, almeno una volta a settimana ci andiamo, però anche la pizza, sì, anche la pizza è il nostro grande amore. È il primo grande amore non ci scorda mai. Te lo farei, allora, quando vai al McDonald's, oddio, che panino ordini? Non vai al McDonald's. Ma ti lei mi queste domande? Io non vado, non vai, non mai vado al McDonald's. Mai. Però, vabbè. Aspetta. Ho capito. Ah, io perché praticamente non siamo invasate. Perché io appena le ho detto aspetta, ho già capito cosa voleva dire. Io voleva dire che il panino non lo prende, però prendo un'altra cosa. Se cosa dovessi andare a McDonald's, uno sgarro lo faccio. Il gelato del McDonald's. Cioè, io veramente il sande, quello al cioccolato. Allora, veramente io al McDonald's non vado mai. No. Cioè, io se veramente con amici o qualcuno bisogna andare al McDonald's, io il panino io non lo mangio. Uno lo tollera, lo digerisce. Quindi, però, insomma, per non far prendere collera, per non offendere le persone con cui vado, dico va bene, mi prendo il gelato del McDonald's, va bene. Ragazze, ognuno c'ha una tentazione, io a quello non resisto, è troppo buono. Sarà pure un concentrato di zuccheri e di schifezze, però gelato artigianale è molto più buono. È molto più buono, però ogni tanto è buono. C'è quello là, vaniglia, con tutta la cioccolata sopra. È bella proprio, dove vai? Aspetta, perché lei sta seduta, tipo su un pizzo di... E praticamente c'ha il... insomma, sì, tutto arrossato. Questo piccolo, questo io ce l'hai grande. Vabbè. Se potessi esprimere un desiderio, quale desiderio esprimerei? Sentiamo. Oddio, questo è difficilissimo. Questo è bello, è difficile, vediamo. Io penso alla felicità tua e dei tuoi cari. Mi è venuta questa. È vero, in assoluto sì, questa è la perché cosa che... Perché penso questa è la cosa più importante, la famiglia, i tuoi cari, gli amici, quindi... E anche i miei animali. E anche te, vabbè, famiglia, intendo anche animali. E non solo felicità, ma ancora prima della felicità, la salute. Salute, che è la cosa più importante. Che se ci sta la salute, sì, come diceva Massimo Troisi, no? Quando ci sta l'amore c'è tutto, no. Che la salute, quando c'è la salute è tutto, è vero. È la condizione necessaria per stare bene e in armonia e sereni. Poi questa è bella, che lavoro volevi fare da piccola? Questa è bellissima, che lavoro volevo fare? Aspetta, un sacco di cose. Mi ricordo quando era piccola lei giocava nel... Cioè un gioco tipo un supermercato e giocava vicino alla cassa con tutte le cose del cibo. È vero, è vero. La cassiera di supermercato, se... perché si mangiava sempre a che fare col cibo, ragazzi. E sto sicuro, tutti i soldini nella cassa. Diciamo, dava le verdure, è questo vero. È sicuro. Ma c'avevo anche un'altra passione, era tutta strana, non c'avevo i sogni. Cose strane, molto sì, è vero, semplice. Ma un'altra passione era quella bella, veniva fuori il periodo natalizio perché... Ah sì, facevi tutti i pacchetti. Lei proprio diceva, io voglio fare questo lavoro, voglio fare i pacchetti. Avevo fissato per sì, i pacchetti okay. A tutti. A me piacciono, vedi, anche adesso c'ho la mania per i pacchetti, fiocchetti, le penne, colori. Un po' tipo da bambina, no? Adolescente volevi fare la veterinaria, è vero? È vero, volevo fare per molto per gli animali, la veterinaria. E comunque qualcosa che nel campo medico ha a che fare con gli animali e con la natura. Mi ha sempre sempre appassionato tantissimo. Poi questa vediamo se la sai. Quanti iscritti ho su YouTube? Entriamo un po' nel campo di YouTube. Vediamo se lo sai. Adesso, oggi, attualmente, numero preciso, intorno ai 250.000 iscritti. Brava! La precisa la devi dire. Non sei loco, neanche io le faccio. 253, 254, dai. Quasi 255.000. Yeah! Poi altre domande che riguardano su YouTube sono: belle, cosa amo di YouTube e cosa odio di YouTube? Vediamo.
cosa ami sicuramente la condivisione, sì. Che ti piace condividere le ricette, i rimedi, esatto. La tua vita, ti piace comunque, perché tu dici praticamente che una cosa bella ti piace condividerla con gli altri, così diventa ancora più piacevole per te, magari doni un sorriso a quella persona che ha visto il tuo video, esatto. Comunque un video utile magari per un rimedio naturale, per risolvere un piccolo problemino di bellezza. Cosa odio di YouTube? Questa l'ho indovinata, vediamo se indovini anche cosa odio. Vabbè, gli haters. No, sì. Vabbè, no, non li odio. Diciamo di io ringrazio tu. Non odi quasi nulla, perché ti piace YouTube. Diciamo che fare video. Non odio nella mia vita quasi infatti, nulla. Odio sì, qualcosa lo odio. L'ipocrisia, vediamo. Magari. È quello magari che odio anche nella vita: la sì, cattiveria gratuita, la falsità, il fatto di volerti infangare, no? Quindi di volerti dire delle cose reali, di non sì. farti andare avanti, diciamo, invece di farti migliorare, magari di attaccarti, esatto. E di farti soccombere con cattiveria, in modo meschino, sì. No? Dicendo magari delle cose false sul tuo conto, perché io poi sono una persona che ci tiene molto molto ad essere onesta, ad essere leale e sincera. Quando vedo che proprio si mette in dubbio queste cose, allora me la prendo, ci rimango malissimo veramente. Qual è il mio sogno nel cassetto? Vediamo se questa la indovini, perché sono una ragazza sognatrice, positiva, ottimista. Però se devo dire la verità, proprio quello che ti uno sta proprio dici proprio sì. Uno più è più quello, secondo me è una tua linea di cosmetici. È vero, che sì. È proprio il tuo sogno, quello è il mio sogno di avere i prodotti proprio secondo le tue ricette, secondo i tuoi criteri. È vero quello, perché comunque è il mio sogno veramente in assoluto, quello che proprio mi renderebbe felice in assoluto è leggere magari di una persona. Già adesso leggo persone, dice ho fatto la tua ricetta, mi sono trovata bene, ho fatto il tuo impacco, ho fatto, poi magari un domani ho usato il tuo prodotto, mi sono trovata troppo bene. No, mi dovete credere, solo a dirlo c'ho veramente i brividi, c'ho la pelle d'oca, cioè sarebbe una cosa fantastica. Addirittura se un mio prodotto potesse aiutare, non lo so, anche a risolvere un problema piccolo, insomma, non è che di capelli, di brufoli, non lo so, qualsiasi cosa mi renderebbe veramente felicissima, quindi quello è il mio sogno. Speriamo. Queste sono difficili. Un mio prezzo e un mio difetto. Madonna, speriamo che non è troppo cattiva. Un mio allora, prezzo. Iniziamo dal prezzo. Iniziamo dalle cose belle, eh? Ne sono troppi, raga. Davvero? No. No. Allora, quello che mi viene in mente proprio per primo. No, però sincera, sì, sincera. Ti prometto che stasera non ti picchierò. Almeno stasera, stasera no. Vabbè, secondo me la tua generosità. Sei una persona molto generosa, che dà tutto quello che ha e anche pure troppo. No. È proprio, secondo me, quella la tua forza. Che sei una persona generosa e altruista. È vero, quella cucini di una cosa, ti piace proprio cucinarla per quella persona. Sai che piace quella cosa, quella persona gliela fa, insomma, piccole cose che però si vede quando sì. Una persona è generosa. Infatti qualche volta pure qualche amica sua mi dico: "Madonna, tua sorella mi sembra tipo una schiavetta, come servizievole io, no?" Perché però non ti tratta di essere schiavetta, è che lo faccio con lei, lo faccio con mio fidanzato, lo faccio con tutti, mi piace proprio di sì, a volte infatti mi fa tipo un pacchetto con tutti i cosmetici, mandala a questa tua amica. Sì, è vero, mi piace proprio di fare questi regali. Infatti ho sempre detto che fare regali mi piace di più quasi che riceverli, ma non mi rende troppo felice, quindi è vera sta cosa. Il mio difetto. Oddio, speriamo che non è una cosa proprio bruttina. No, non è brutta. No, però dillo, dai, lo dico. Non fa niente. Lo mio... dico, posso, vado? Sì, vai. Che sei una persona troppo critica e troppo perfezionista. È vero. Troppo puntigliosa, raga, cioè per qualsiasi cosa trova tutti i difetti, tutte le cose, in tutto. Allora, sia su YouTube per dire un video, ore e ore, un secondo ti va bene, no, devo fare così, no, devo fare così, oddio, basta, basta, finiscila. Lei ancora, no, devo migliorare, devo fare. È tutto, tutto così. È dannatamente vero. Sono una perfezionista del campo. Non so come guarire da questa mia malattia. È lei che mi deve sopportare. Oh, guarda, ma cosa dici se qua ci mettessi un bordino rosa? Vabbè, ma così va bene. Lilla, oppure...
pure un puntino. Che differenza c'è tra rosa e lilla? E lei poco sì, stata, ma da forse rosa è meglio di lilla, perché c'è, ecco, anche infatti di... noi andiamo molto d'accordo per questo, perché io sono molto paziente, lei invece è molto perfezionista. Vabbè, quindi... ma i tuoi pregi li diremo nel prossimo video, quello che io svelerò le cose su di te. L'ultima domanda. Oddio, ma no, questa mi fa paura. Una cosa di me, dici una cosa di me che nessuno sa di me. Dio. E quindi nemmeno io so. Eh no, tu la sai. Cioè, tu che sei mia sorella la sai, no, e nessuno la sa. Ah, sì, dico una cosa dell'infanzia che nessuno sa, penso lo so io e Mari. Ma è proprio mio padre, privato, sì, sull'intimo. Ok, sentiamo, dai, non ho paura, dai. Già rida, l'episodio è un po' comico che succedeva spesso. Vabbè, no, questa, cioè, questo sorella... vabbè, di cose comiche, figuracce. Mia sorella ogni giorno cadeva dal seggiolone, dalle sedie, da qualsiasi cosa. Non aveva molto senso dell'equilibrio. E poi ogni volta, prima dal seggiolone, poi quando iniziò a camminare anche saliva sulle sedie, anche dalle sedie si dondolava e cadeva con la testa a terra. E mia madre era preoccupatissima perché diceva: mi stai smerdando in questo momento. Diceva: ma questa bambina cade sempre, ma avrà qualche problema poi quando sarò grande, magari, perché cadeva delle botte. Io mi ricordo, io che ero piccola ero spaventata, dicevo: oddio, che è successo? Cadevo, sentivo rumore bum bum bum, e mio padre faceva: che è successo? No, niente, è caduta qualcosa di giorno. Chi è napoletano mi capirà. E quindi poi dopo con gli anni è rimasta nel tempo sta storia, dice: mo capiamo cosa è ogni successo, cosa, la battuta, i danni di quando cadevi sempre da bambina, questi perché sono i risultati, vabbè. Comunque appena detto a tutti che sono una cretina imbecille, che da bambina ero ero imbecille, vabbè. Comunque grazie, nessuno lo sapeva. Sono molto felice di aver fatto questo video, proprio veramente è stato molto divertente, ragazzi, veramente mi sono divertita. Sì, cliccate mi piace se vi è piaciuto. Mettete tanti mi piace, adesso anche io metterò mi piace a questo video proprio perché mi è piaciuto tanto. Ragazze, se volete un video per svelare le cose di Nancy, se io conosco Nancy vi dirò tutto di lei. Mi vendicherò. Fatemelo sapere con un bel pollice in su. Un bel pollice in su. E fatecelo sapere nei commenti. Ah, e diteci anche qualche tag, qualche video sfizioso che così volete. Così facciamo assieme. E noi vi mandiamo un bacio grande. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.